L'attività del Consiglio Comunale questa settimana è iniziata con la riunione di quattro commissioni. In Commissione Cultura e Turismo, alla presenza dell'assessore Antonella Di Nocera, sono state ospitate l'Associazione Albergatori Napoletani, la Confcommercio, la Confindustria, l'Associazione Agenzie di Viaggio e Tour Operator per fare il punto sulle iniziative per promuovere il turismo in città. Dobbiamo cercare insieme di trovare una soluzione per rilanciare il turismo in questa città. Naturalmente quello che è la base principale è la sicurezza. Cioè la città, il comune ci deve dare una risposta in questo senso, cioè dobbiamo rendere la città più sicura per il turista che viene a Napoli. Le commissioni ambiente ed urbanistica si sono invece riunite congiuntamente per discutere sullo stato dei lavori e dei procedimenti relativi agli insediamenti nell'area di Bagnoli, alla presenza anche dell'assessore all'urbanistica Luigi De Falco. È un'area sulla quale l'amministrazione punta per il futuro della città. Abbiamo la possibilità di ponderare con attenzione le scelte che eventualmente dovremmo mettere di nuovo in discussione. Nella Commissione Patrimonio, inoltre, l'argomento affrontato è stato quello dei lavori annunciati pochi giorni or sono dalla Giunta Comunale circa la nuova struttura per la cremazione prevista nel cimitero di Poggioreale. Infine, in Commissione Bilancio si è svolto un incontro con il nuovo Consiglio di Amministrazione della società partecipata Napoli Servizi, alla presenza dell'assessore al bilancio Riccardo Rialfonso, che ha commentato a margine questa nuova organizzazione. Una società che ha provocato grandi problemi al Comune nel passato. Al CDA abbiamo chiesto un grandissimo sforzo nella direzione dell'efficientamento, abbiamo chiesto di rafforzare la qualità del lavoro, la qualità dei servizi erogati, di mettere i conti in ordine, di dare delle risposte immediate dal punto di vista dell'efficientamento e del rigore. Il CDA ha prontamente risposto, credo che otterremo numerosi e sensibili passi avanti nella direzione del risparmio e della qualità dei servizi resi ai cittadini.